Lo so che mi avete detto di non usare la fascetta davanti ai video, però certe volte, ragazzi, è necessario e l'avete visto. E quindi niente, ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi facciamo un vlog veloce veloce come quasi tutti i mercoledì più o meno. E quest'oggi vorrei parlare di tre punti fondamentali che riguardano per lo più le top 10. Prima di tutto la loro lunghezza. Infatti nelle ultime settimane si sono allungate parecchio e soprattutto 2 settimane fa e 3 settimane fa sono usciti due video che hanno superato i 10 minuti. Quest'ultimo che è uscito, quello delle composizioni, delle composizioni, senti io, quello dei migliori compositori di colonne sonore dura soltanto 8 e mezzo, però è comunque lungo. Comunque sono riuscito ad aumentare la durata media, sono aumentate le informazioni che inserisco in ciascun video, quindi di questo sono molto contento. Nelle ultime settimane però sono diminuite le gag comiche fra me e l'altro me e in generale ci sono meno battute, quindi devo cercare un attimo di rimpinguare anche questa parte qui e quindi trovare un equilibrio tra informazione e divertimento, però sono contento della direzione che sto prendendo, onestamente. Quindi volevo sapere se a voi piacciono le nuove top 10, che non è che sono cambiate chissà di quanto, però ci sono molte più informazioni rispetto al passato, e soprattutto se ve le vedete nonostante siano aumentate di durata. Questo mi interesserebbe particolarmente saperlo. Veramente mi serve per sapere se funzionano, se non vi piacciono e se c'è qualcosa che va cambiato. Quindi veramente siate onesti. Diciamo che quindi questa cosa riguarda due macro argomenti: la lunghezza dei video e in conseguenza la loro qualità che può scendere perché il fatto che si dilatino magari può risultare come un allungamento del brodo, però ho cercato di evitare questa cosa aggiungendo molte più formazioni. Seconda cosa, non è ancora arrivata la fibra ottica, però sto cominciando a scrivere qualche possibile argomento che potrei trattare nelle live. Perché ho intenzione di farle, magari poi decidiamo insieme il giorno, però finché non c'è la fibra neanche posso testare la cosa. Il modem router si è spostato dal primo piano al piano terra e io sto al secondo piano e ovviamente non ci arriva e quindi non prende qua sopra in quel senso. E quindi oltre alla fibra dovrò poi comprarmi un power line sperando che poi funzioni e tutto quanto, quindi vedremo insomma, e in conseguenza dovrò prendere anche una buona webcam, anche se ne ho docchiata una perché oggi che lo registro è il Cyber Monday, quindi forse l'acquisterò quest'oggi, magari quando vedrete il video già l'avrò comprata o non comprata. Ultima cosa, ma non ultima, ho deciso di fare la top 10 delle mie migliori top 10, siccome qualcuno di voi me l'ha proposta nel corso del tempo e avevo in mente di farla, la farò. Inizialmente quando la pensai la prima volta 2 anni fa era che la decidieste voi, nel senso quindi mi dicevate vorrei inserire questa e quest'altra e poi l'avrei fatta. Ora col fatto che c'è la orange che faccio io e poi la blu fatta da voi, questa cosa in realtà è fattibile, quindi dovrò vederla sotto un occhio critico e cercare di dire quali sono le mie migliori, magari lo vedo anche sotto un punto di vista sociale, nel senso alcune top magari le inserisco perché mi hanno dato grosse soddisfazioni a livello di views, di qualità tecnica o cose del genere. Invece voi poi giudicherete quello che vorrete. Devo vedere quando farla, ma è molto probabile che la farò prima della fine dell'anno, quindi prossimamente. E quindi se vi piace fate un bel pollice in su e scrivetemelo. Scriverlo fa sempre comodo. E niente, ragazzi, queste erano le cosucce che vi volevo dire: qualità dei video, la loro lunghezza, la top 10 personale delle mie migliori top 10. E le live perché devo valutare con la fibra ottica e la eventuale webcam. Ah, e le soundtrack, ragazzi. E avete sentito le nuove soundtrack che ho inserito nella top 10 Orange? Vi piacciono? Sto cercando di avere una compilation di 5-6 canzoni perché comunque adesso i video sono allungati, arrivano anche ai 10 minuti, appunto. E quindi vi immaginate 10 minuti di Ricky Cass, pam 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 pam. Cioè, figa, ok, mi piace da morire anche a me, però rompe le palle per 10 minuti di fila. Giustamente. E quindi niente, ragazzi, queste erano le cose che volevo dirvi. Come sempre, iscrivetevi, likeate, condividete, commentate, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video, ok? YouTube.